Penso che quello che abbia preso da Yishuan la box della mente, lo stare immobile, un secondo che sto facendo salire. Ciao carissimo! Ciao Molto. Sifu, Ciao, come stai? Bene, sto bene. mo un attimo che parliamo pure di te. Ok. Stare immobile lo pratichi anche te. E come ti metti immobile? Cioè, in posizione Mapu, posizioni classiche? Sì, perché allora io faccio il Tai Chi, sono istruttore di Tai Chi. Ho cercato perché ho letto sin da ragazzino i libri di Bruce Lee, quelli di De Luca, li ho letti tutti quanti. Ah. Quindi dalle mie parti non c'era nessuno che faceva Jeet Kune Do, quindi ho fatto un po' di Taekwondo e Shaolin, quando ero ragazzino facevo sparring con gli amici del Taekwondo. Però cercavo gli animali, gli stili agli animali, quindi mi sono appassionato al Tai Chi per quello, perché c'è l'airone, tutte quelle cose così. E quindi mi metto nelle posizioni del Tai Chi, che sono l'albero, che si rimane così. Perché comunque lo stile che pratico io, il lignaggio Sun, viene dal maestro Sun Lutang, che faceva lo Xi Yi Kuan e il Bagua Kuan, poi li ha uniti allo stile Yang è nato lo stile Sun, che è il più moderno del Tai Chi ed è il meno conosciuto. Ma comprende anche le basi degli altri stili, cioè Tai Chi, Sì, o tutto diverso? Ah, sono tutti ok. collegati gli stili, perché il Chen lo chiamano il padre del Tai Chi Chuan, lo Yang la madre, poi ci sono il Wu Kuan, e poi c'è il Sun, che è il più giovane, perché è l'unione di tutti quanti gli stili, il Sun. E quindi questo Sun Lutang ha fatto una cosa che, infatti, si dice che Bruce Lee non ha inventato niente, perché c'erano altri maestri che si adattavano a tutti gli stili e ne nascevano dei nuovi, insomma, come lo stile Sun. E infatti io, sin da ragazzo, mi piaceva questa idea di adattarmi e ho cercato la scuola che mi sembrava più simile a questo adattamento, che è appunto questo è lo stile Sun. Da Però quanto che pratichi? Quanto allora, lo tempo? stile Sun 8 anni, Ah. sì, perché è la mia famiglia, diciamo, il mio lignaggio. Però c'ho sempre la fissa di Bruce Lee, perché da ragazzino guardavo i film con babbo, con mio padre, perché era un pugile lui. Lui era un forte pugile. Quindi le uniche volte che riuscivo a stare d'accordo e tranquillo con mio padre era guardando i film o di Bruce Lee o di Chuck Norris. Van Damme. Andavamo d'accordo per quello e Molte persone sostengono che il Tai Chi non sia un'arte marziale intesa come arte che ti possa difendere da un'aggressione. Tu cosa dici di questo? Allora, il discorso è che nel Tai Chi, ok, i maestri insegnano solo il Tai Chi, cioè la parte olistica, la parte beneficio, la mente. Non insegnano più il Quan, che sai in cinese Quan vuol dire combattere, Sì. perché non è più necessario. Quando è nato il Tai Chi era necessario, perché c'era ancora, per esempio, nel periodo del Chen c'era la dinastia Tang, okay, che cercava di unire la
la Cina e c'erano tutti i ribelli. E quindi quel maestro leggendario, che poi diventa il maestro Chen, che è un nome leggendario anche nei film di Bruce Lee, questo inventa questa tecnica che si dice che poi ha incantato l'imperatore cinese, perché non si chiamava ancora Tai Chi quando c'era il maestro Chen Wenting. Ancora la parola Tai Chi non esisteva. Certo. Poi l'imperatore ha visto l'efficacia di questa disciplina, perché un allievo di Chen Wenting è arrivato a Pechino a combattere contro il generale dell'esercito cinese, vincendo. L'imperatore rimane talmente sorpreso da questo allievo del maestro Chen, che poi è quello che ha inventato lo stile Yang, che è un'altra leggenda, Yang Luchan, vince questo famoso combattimento e l'imperatore cinese dà nome alla pratica, lo chiama la box dello Yin e Yang, cioè il famoso Tai Chi Chuan. Quindi in quell'epoca serviva per combattere. Okay. No, continua. Poi ti volevo far vedere una cosa. Sì. E infatti c'è un po' anche è lo stesso discorso del Jeet Kune Do, che non viene capito da... Perché studiano solo la parzialità, una parte. Esatto, non vedono tutto il puzzle. Infatti mi piace molto questa cosa che dici. Sì. Allora, il Tai Chi c'è un lignaggio di maestri, per esempio Sun Lutang era il famoso maestro imbattibile che c'è nei film Wuxia, che riusciva a fare i salti di 3 metri. Hai visto nei film Wuxia che volano? Sì, sì. Perché comunque io sono appassionato anche dei film anni 30, prima di Bruce Lee, in bianco e nero coi fili. Esatto. Che lui li ha un po' accusati, no? Perché dicevano che non erano realistici, che mancavano di realismo. Sì, perché vengono dal teatro cinese. Il teatro cinese era saltimbanchi, perché comunque nell'archeologia anche che c'è in Cina, tu vedi che quelli erano saltimbanchi, che non era per combattere. Infatti chi è andato a Shaolin dice, ma questi sono circensi, non sono combattenti. Quindi c'è un aspetto della Cina che è teatro. Che... Certo. Mo tra un po' ti rispondo, Gianfranco, che mi ha fatto una domanda. Io ho dall'altro dei vari libri nella mia libreria, sto bel librone grosso che si chiama Tai Chi Chuan, del maestro Chan Su Yao e Roberto Fassi. Questo qua. Poi ci sono diverse copertine. Se andiamo a vedere, questo è un librone, inizia a spiegare l'energia, la storia, anche i vari maestri. Sì, gli allucinanti. Sì, i vari maestri che ci sono, insomma, sul Tai Chi, poi ti spiega tutto quanto, i 5 elementi. È difficile, comunque anche... È un bel libro, ti spiega tutti i meridiani, i canali energetici, eccetera. Molto bello. L'unica cosa è che poi se andiamo a vedere la pratica, lui sta molto alto come posizione, vedi? Ah, ecco, sì. Certo, perché nel Tai Chi hai i 3 baricentri che vengono dalle tre scuole. Allora, il Chen è perché in cinese Chen vuol dire terra, quindi sì. Ha il baricentro basso ed è il più antico. Sì. Quindi fanno molto radicamento, fanno molto Mapu, che il radicamento. Poi c'è lo Yang, diciamo al baricentro più medio, quel Dantian.
Poi c'è il Sun, per esempio, quello che piace a Mike Albari, va bene per gli anziani. Sì. Okay. Quindi per gli anziani il baricentro deve rimanere alto, perché non hai più la forza nelle anche. Certo. Vedi, quindi questa... questo... c'è il più combattivo, perché va bene perché è radicato. Per l'anziano va bene quello alto, diciamo. Poi l'ideale, certo, sarebbe lo Yang, perché questo tipico spostamento che lui chiama indietreggiare spingendo la scimmia, sai, quella classica, mentre si va indietro con questi passi così, no? Certo. Ecco, qua vedi che lui va indietro, sposta solo le braccia così, mentre nella forma che io ho imparato con il mio maestro di Kung Fu, si sollevava la gamba. Se non si andava solo indietro, faccio un esempio, no? Aspetta un attimo. Allora, in pratica, lui sta facendo questa cosa qui, va bene, si vede la parte sopra delle mani, ecco qua, sta facendo questa cosa qui, ok? Mentre va indietro. Ma il maestro nostro, mentre facevamo la forma, sollevava la gamba mentre si scendeva indietro, e poi di nuovo si faceva questo spostamento qui. Non era con le gambe sempre... Appunto, vuol dire che ha fatto lo stile Yang, dove c'è l'alzata di gamba. Yang, esatto. Allora, Yang. Per esempio nel Sun invece ha il baricentro alto, sì, quindi non c'è la camminata alta, perché l'anziano ha bisogno di fare piccoli passi. Quindi quello per anziani che chiama Bruce Lee, sì, che è quello il Sun. Perché? Perché un giovane può alzare la gamba. Infatti nello Yang c'è anche la rondine. Sì. L'aerone. Sì. Cioè che alza la gamba alta. Ci sono, sì, le cinesi che se la mettono qua. Quelle small. Nel Sun invece si fanno movimenti più per l'anziano, quindi questo è quello medico, che sì, quello medico ha piccoli movimenti, che, e quindi fa benissimo ai dolori, tutte quelle cose che si dicono nel Tai Chi, che fa bene all'artrite, al diabete, perché è molto medico. Mentre un giovane può fare, ok, un giovane può fare così, un anziano rimane qui. E quindi è lo stesso, la stessa radice adattata a varie età. E quindi sono nati i vari stili per quello. Certo. C'è il Tai Chi per gli anziani e il Tai Chi, diciamo, per i giovani. Ma la forma che poi noi studiamo lì, c'ho i libricini ancora con i disegni del maestro che fa vedere tutti gli spostamenti, sai, il libricino rilegato col filo a mano, vedo proprio, e quella lì si chiama la 24, forma 24 semplificata praticamente, di Pechino. Sì, sì, sì. Che cosa si intende per forma semplificata 24? Per cosa sta? Ecco, perché tu il Tai Chi, allora, se lo insegni a un orientale, ok, gli orientali hanno il baricentro basso. Sì. Per esempio, una differenza tra un orientale e un occidentale è il baricentro alle gambe. Loro, anche Bruce Lee, quando fa lo stretching, quasi si tocca con la faccia ai piedi. Sì. Proprio per via del baricentro, okay, che è più basso
in Asia, diciamo. Mentre noi abbiamo le anche più lunghe, quindi per noi è più alto, okay? Diciamo il Dantian. Uh-huh. Quindi cambia completamente insegnare a un cinese il Tai Chi e a un occidentale. Quindi i maestri meno tradizionalisti, perché ricordiamoci che in Cina, se tu eri di un villaggio, non potevi insegnare l'arte marziale a quella di un altro villaggio. Nel periodo di Chen Wenting, se uno rubava una tecnica a una famiglia, c'era la pena di morte. Cioè ti tagliavano la testa. Quindi Chen Wenting, per esempio, uno di quei maestri che ha aperto la mente a insegnare ad altri di altre tribù, diciamo, di altre città. Quando incontrò Yang Luchuan, gli permise di imparare il Tai Chi, perché in realtà era proibito. Quindi la storia dello stile Yang è che Yang Luchuan, siccome c'era lo stile Chen, che era leggenda, era una leggenda, era come sentire, ok, c'è Bruce Lee, io voglio andare a incontrarlo. Okay. Al tempo di Chen Wenting era una leggenda, Yang Luchuan vuole imparare, si traveste da barbone e si mette a lavorare nei porcili e la notte va a guardare l'allenamento dello stile Chen tramite una fessura nella porcilaia, perché c'era il cortile dove si allenavano. Lo scoprono e gli dicono: adesso tu devi andare via oppure c'è la pena di morte perché ci stai rubando la tecnica. C'è un Wenting, che era il famoso maestro che si camuffava quando andava nel villaggio, l'ha notato a Yang Luchuan, gliel'ha permesso di continuare a guardare gli allenamenti, e gli dice: no, tu devi combattere. Se combatti contro il mio migliore, puoi continuare a allenarti. Che poi lo vediamo in tutti i film di Kung Fu. Sì. Questa cosa. Quindi Chen Wenting permette a Yang Luchuan di combattere contro il suo migliore allievo, che poi è il figlio, e vince Yang Luchuan subito. In una maniera, dice la storia, che si assomiglia a Bruce Lee, come ha fatto nel famoso incontro con Wong Jiaman. Sì. Si assomiglia un po' a questa storia, però è di 600 anni prima. Esatto. Quindi Chen Wenting permette a Yang Luchuan di aprire la sua scuola, perché questa cosa in Cina prima era così. Certo. Era saggia. Comunque, se tu non riuscivi a reggere la pressione del lignaggio, non ti permettevano di e quindi facevano il, come si può dire, la prova. Certo. Ecco, penso che a Bruce Lee comunque gli ha fatto fare la prova, c'è anche nel film che gli dicono: la prova. Quindi quando un duro, diciamo, perché era un duro, messo alla prova, poi dimostra che era quello, gli permette di poter allenare, basta. Ed è la figata che è di questi personaggi leggende, no? Delle arti marziali. Tu di dove sei? Io sono sardo. Di che zona? Della Barbagia. Cioè, la parte più centro. Ah, centrale. Sì.
Diciamo, a queste parti si fa il judo, così si fa un po'. Adesso il jiu-jitsu va. Io ho una mia ex in provincia di Nuoro, perché è Silanus, un paesino piccolo. Silanus, e mia mamma, cioè io sono mezzo di Silanus. Davvero? Sì, sì. Ma pensa Mio te. nonno è di Silanus. Lei abita lì. Sì. Tra l'altro, attualmente è la segretaria della mia scuola a distanza, però insomma, sta lì. È un paesino piccolo perché sono pochi abitanti. Mia mamma magari è parente, perché a Silano sono tutti parenti miei. Ma infatti penso pure io. Ma lei lì c'ha avuto una bisnonna che tipo è morta a 112 anni, capito? Iniziamo a parlare Sì, di... Anzi, andò proprio nel Guinness, perché ci sta ho questa cosa capito. della longevità. Ma Ma pensa un penso a po'. te, lui, che a me sono Ma successe le cose che dicono i cinesi, c'è cioè quella famosa storia, quando l'allievo è pronto, il maestro compare. Cioè, per certo. esempio, un famoso detto, che è Ah, è bellissimo, vero, il fascino dell'Oriente in questo, insomma. ma guarda, io sono contento ogni tanto che persone come voi, come te, escono, perché mi fanno sperare che in Italia c'è ancora gente che conosce l'importanza della tradizione ormai persa delle nobili arti marziali. Perché oggi è Sì. tutto, come dicevi tu, si fa presto a dire Tai Chi, si fa presto a dire Jeet Kune Do, se non hai una visione olistica della cosa. Allora, bene. No, ma guarda, io infatti mi sono affacciato quando ero ragazzino proprio per quella cosa lì che c'aveva Bruce Lee. L'apertura mentale, mentre qua c'era il judo e senti, il judo era un po' militare, diciamo. Invece la filosofia. Volevo chiedere un attimino a Gianfranco De Domenico, che circa mezz'ora fa mi ha fatto una domanda, ma non gli ho Certo. ancora risposto. Allora, Sifu, mi potresti approfondire un po' il concetto sulla tecnica del jam? Se non sbaglio, è stato divulgato grazie a Bob Bremer insieme al principio di Hammer e Obstruction Leg. Sì, ma devo spiegare tutto, no? Perché jam e l'obstruction leg, il principio di Hammer. Allora, il principio di Hammer lo trovate nel canale, l'ho spiegato. Ci sta proprio un video che si chiama The Hammer Principle, e lì lo spiego bene tutto quanto. Il obstruction leg, quello di Bob Bremer, è diverso da quello che praticano tutti i praticanti di Jeet Kune Do, e vi spiego solo così, ma anche lì c'è il video tutorial, quindi andatelo a vedere. Ma dalla posizione di guardia, le ostruzioni di gamba le fanno quasi tutti con un calcio laterale col corpo all'indietro sulla gamba dell'avversario. Quello di Bob Bremer è dritto, cioè invece di andare, metto un attimo lo schermo grande se non si vede, invece di andare in laterale così, va così, dritto, ok? Così, e non così. C'è una differenza. Questo ti permette di stare lontano dall'eventuale pugno dell'avversario. Questo qui, che Bob Bremer era grosso, bello, bello robusto, permetteva di bloccarlo stando con le spalle quadrate, scendeva e andava a sfondare la linea. Però sono intercambiabili. Anche Bruce Lee piaceva utilizzarlo, questo che ha insegnato a Bob Bremer, perché dopo aver bloccato la gamba dell'avversario in questo modo con le spalle quadrate,
lasciava cadere il piede di lato e gli permetteva di scaricare il pugno con il principio del falling step, quindi col passo a caduta. Quindi blocco, caduta. L'altro invece devi riposizionarti per tirare il pugno dopo, vedi che lavoro devi fare, mentre questo qui tu stavi già pronto per sfondare la linea, ma Bobrene era una montagna e quindi Bruce Lee gli ha insegnato questo tipo di cosa. Il jam, ti faccio vedere una cosa da qua. Vediamo un po'. Se riusciamo a trovarlo, perché questo è un libro di 800 pagine. Io lo spiego anche sul mio libro, comunque, con due aspetti fondamentali dell'arte marziale di Bruce Lee. È una manovra che in realtà può essere utilizzata sia per bloccare calci che per creare proprio un'ostruzione a una persona, anche che sta semplicemente venendo a tirarti un pugno. Se non faccio prima a fartelo vedere direttamente, però non c'è una persona qua, è un po' un macello. Ecco, questa è l'ostruzione di gamba che faceva Bob Bremer. Vedi che è dritto? E quindi non è. Aspetta che rimetto la doppia webcam, se no non si vede. E il jam invece è proprio un'ostruzione, cioè diciamo un blocco, ecco. Vabbè, forse in tempi celeri non lo trovo qua dentro perché sta troppe pagine. È un librone enorme questo qua. Te lo faccio vedere direttamente così. In pratica lo trovate anche su Bruce Lee Fighting Method, lo fa vedere Bruce Lee. Tu hai un avversario che magari sta avanzando per attaccarti e tu puoi applicare jam. Ok. Che può essere eseguito con la gamba in questo modo. Ok? Laterale, non dritta, leggermente laterale, questa parte qui. Va, immagina che uno sta preparando un calcio laterale e mentre lui sta alzando la gamba, tu fai ostruzione sulla sua gamba, quindi c'è un blocco. E se fatto bene può funzionare anche con uno che è il doppio del peso tuo. Io negli Stati Uniti, quando abbiamo fatto un seminario nel 2012, c'era Sifu Brent Lance, che è alto quasi il doppio di me, e c'è il polpaccio che è come il quadricipite mio praticamente. Facevamo la dimostrazione. E quindi io sono andato su di lui a fare il jam mentre lui arrivava. Nonostante pesasse il doppio di me, molto più alto, enorme, la tecnica funzionò. E lui disse a tutti i presenti: vedete che si è fatta bene, anche uno piccolino come lui può attuarla. Però la puoi usare anche di iniziativa tua, cioè lui sta fermo, tu stai fermo, e a un certo punto, prima di partire, vai col jam, che comunque è preventivo, perché se lui partisse con un calcio o tentasse un'avanzata, tu lo blocchi prima. Infatti Bruce Lee lo usava con posizione di guardia, jam, back fist. Su Bruce Lee Fighting Method, tu vedi prima foto, seconda, con una specie di blocco, gamba e braccio, back fist. Quindi, jam, back fist. Il jam può essere usato anche più basso, noi lo insegniamo nei nostri corsi, e se il calcio arriva, ad esempio, un calcio a gancio basso, boom, jam. Quindi fondamentalmente è questo, in linea di massima.
Quindi se lui sta cercando di tirare un calcio, io alla distanza lo faccio. Se lui sta fermo e io per coprirmi, per assicurarmi l'avvicinamento, la chiusura della distanza, lo faccio in maniera preventiva. Questo è in linea di massima. Gian. Ok, domanda. Sì. Questo pugno che faceva anche Muhammad Ali, che non riesco a trovare. Aspetta che ti rimetto in cam che non si vedeva. Aspetta. Perché comunque a me piace anche Muhammad Ali, queste leggende. Quindi quando ho saputo che Muhammad Ali, o comunque c'era una tecnica che usavano, era simile, l'acquitan punch, una cosa del genere. Aspetta. Che dice qua, anche questo quindi può considerarsi un'ostruzione. Grazie, sì. Sì, è un, proprio un blocco, esattamente. Un'ostruzione, un blocco. Jam è proprio qualcosa che blocca, capito? Ma non tutti i praticanti del Jeet Kune Do lo fanno, questo qui. Perché chi segue un lignaggio diverso da quello che magari Bruce Lee ha insegnato a Bob Brenner, non lo fa perché non gli è stato insegnato. Ma Bruce Lee lo ha insegnato a Bob Brenner. Come il pugno in diagonale invece di quello verticale che quasi tutti tirano. Quasi tutti tirano il pugno verticale così. Bruce Lee ha insegnato a Bob Brenner che il pugno tirato leggermente in diagonale è migliore perché dà un miglior allineamento delle ossa e impatta con le nocche centrali invece che le ultime tre nocche, favorendo una più salvaguardia del pugno. Perché colpire con le nocche sotto, sì, è vero che c'è l'allineamento tutto, ma se stai a colpire un colpitore, un focus, è una cosa, se prendi un cranio, tutta la pressione va a finire sul quinto metacarpo che si spacca. Quindi si può tirare così, certamente. Si può tirare così, come ha consigliato Bruce Lee a Bob Brenner, ma il pugno lo puoi tirare anche orizzontale, non è che è vietato. Dipende dalla situazione. Se io sto dritto qua e tiro il pugno dritto, va bene. Se sto tirando in diretto mentre mi sposto a sinistra, tirarlo dritto non va bene, perché la spalla va in disallineamento. Mi va indietro. Se invece io mi sposto a sinistra mentre tiro il pugno, se vado orizzontale, ho maggiore allineamento. Voi battete forte sulla mano del vostro compagno e sentite che c'è maggiore struttura. Se giro così, la spalla mi va indietro. Questa è la differenza. Uguale che se tiri un pugno diretto al corpo, se lo tiri col pugno verticale, la spalla ti va indietro. Se ci metti la rotazione del pugno in orizzontale c'è maggiore struttura. Se invece ti alzi, lo metti così, la spalla ti va indietro, se lo metti orizzontale, verticale, hai maggiore struttura. Quindi maggiore allineamento, maggiore forza. Hai trovato il pugno? Sì, si chiama questo acupunch. Come si chiama? Acupunch. Ma lo puoi scrivere in chat? Sì, che non ho capito. Sì. Che l'ho letto in qualche forum. Sì. Dice lo praticava anche Muhammad Ali. Non ho capito cos'è questo.
perché magari viene usato con un altro nome, se viene usato. Ma hai scritto? Sì, nella chat. Ah, è arrivato di qua, ok. Accupance, così è scritto. Bruce Lee, c'è questo sito che è worldmagazine.it che dice Bruce Lee è l'acupuncture, leggendaria mossa usata da Muhammad Ali. Sì. Robo. E anche in inglese l'ho trovato. Sì, ho capito. Unblockable attack. Prima volta che sento parlare. Allora, secondo. Quindi, descritto una tecnica non bloccabile, l'acupuncio, una mossa inventata da Bruce Lee e utilizzata sul ring dalla leggenda del pugilato Muhammad Ali. Sebbene non sia famoso come il suo pugno a un pollice, è considerato un attacco altamente efficace, comunemente considerato il più grande pugile della storia di questo sport. Muhammad Ali, l'icona in cui qualcuno ha dato l'abilità di combattimento molto ammirata da Bruce Lee. Sebbene uno si concentrasse sulla boxe americana, mentre l'altro il background del Kung Fu, Bruce Lee capì l'importanza di essere aperto a nuove idee e trattava le arti marziali. Per questo motivo Lee modificava costantemente il suo stile di combattimento in base a ciò che apprendeva, combattendo e osservando gli altri, incluso Muhammad Ali, in cui è stato in grado di migliorare il gioco di gambe. Nel Jeet Kune Do non viene chiamato così questo colpo. Però non so perché qui l'hanno associato a. Vabbè, so che alcuni scrivono il nome Bruce Lee, comunque gli fa più, cioè, Certo. più gente che legge. Lo so dai tempi della palestra, di pesistica, che ho fatto anche un po' di pesistica da Abbiamo giovane. trovato il riferimento al nome che utilizziamo nel Jeet Kune Do di questo colpo. Schiaffavano la fotografia di Bruce Lee. E gli Eh sì. faceva più tiraggio, vendevano di più. Penso un po', non sapevo che lo chiamassero così, in questo modo, sto pugno. Deve essere una traduzione sbagliata. No, no, magari noi abbiamo diversi colpi che nel Jeet Kune Do vengono chiamati in diversi modi da alcuni istruttori perché usano quello del pugilato o magari usano quello nella scherma. Invece magari Bruce Lee utilizzava semplicemente un termine in inglese, quindi non c'era proprio il nome schermistico o pugilistico, talvolta invece vengono utilizzati. Ecco perché non è riportato. Allora, vediamo un po'. Poi c'è quello, secondo me quello che funge di più è il cavatappi. Non so come si dice in inglese. Corkscrew, Yeah. Perché corkscrew, hook. è di quel pugile irlandese. E che dicevi del cavatappi? È che quello lì è quello che usavano nelle bische clandestine. Perché giri. No? Allora, qui c'ho pure un video che praticamente lo utilizza Muhammad Ali
contro Richard Dunn con un leggendario KO in pratica. Si può levare la cosa, massa, dura niente. Vediamo se che lo mostrano. Sì, eccolo qua. Vabbè, è un pugno, come diceva Bruce Lee, un pugno, un calcio è un calcio. Sì, è un pugno un po' particolare, nel senso che vedi che i praticanti del JKD sono abituati a tirare il colpo, lo stride lead dritto in questo modo. Questo qui è una via di mezzo tra un overhead e un gancio a cavatappi, perché il pugno diretto è questo, lo stride lead. Il gancio a cavatappi viene chiamato gancio, ma fa parte della famiglia dei diretti, perché in realtà è un diretto, solo che prima dell'impatto il gomito si alza e quindi va in fuori, ma colpisce dritto, diretto o leggermente a gancio se fai uno spostamento laterale. Quindi abbiamo stride lead, gancio a cavatappi, overhead dall'alto verso il basso, ma in questo caso è una via di mezzo tra il cavatappi e l'overhead, quindi in questo caso è tipo una cosa molto simile a questo. Sei unstoppable, dice. Esatto. E è frustrato. Quindi nel momento in cui ti arriva, magari non è potente come lo stride lead, ma arriva a ripercussione, quindi boom, crea uno shock e il pugile cade a terra. Quindi è un colpo di questo tipo. Se tu lo fai, un praticante di Jeet Kune Do, quelli che vedono solo il JKD accademico, questo non è JKD, perché il pugno e il gomito deve stare a basso. Se fai così non è JKD. Cioè, capito come stiamo messi? Quelli del concept. Arriva tipo dritto in una via di mezzo tra il cavatappi e l'opera. Adattarsi, cioè, un adattamento. Esatto. È la stessa cosa quando dicono Bruce Lee faceva gli uppercut così nei film. Non è l'uppercut quello. L'uppercut è uppercut. Pugno. Sì, quelli sono da rissa, quelli di Bruce Lee nei film. Questo che colpisce e va oltre si chiama bolo punch, perché il bolo sarebbe quella ardese che serve per tagliare le canne di bambù. Ok. Diagonale vanno. Quindi tu stai così a tagliare, no? E questo ricorda molto. Ma il Varchione, il sardo. Sì. Perché i cinesi comunque gli attrezzi da lavoro poi gli diventano le armi. Infatti. Difatti, dell'addestramento Shaolin. Gli fanno fare un sacco di zappare, ci vuole certo. Lavoro, ci vuole così in tutti gli stili, comunque in tutti gli stili, se non c'è lavoro non c'è il kung fu. Ma che sta bussando? Difatti kung fu in cinese significa lavoro per raggiungere la maestria. Certo. E come la raggiungi la maestria? Se non lavoro, cioè se non c'è quel lavoro là, che dicono i maestri in Cina. Quindi quello vale per tutti gli stili. Infatti Bruce Lee diceva nelle cose lo stesso, che amo ricordare... che non è lo stile ma il praticante. Certo. Oh. Allora, andiamo a fare un altro. Ho
oggi non le faccio 2 ore e 30 di cosa, eh. Ho da sbrigare ancora un po' di materiale. Ma poi tu fai anche le lezioni in videoconferenza? Sì, perché adesso col fatto che è tutto chiuso, la pandemia, le cose, lavoriamo solo in streaming al momento, quindi faccio lezioni private online, anche per tenere contatti con i praticanti di tutta Italia che stanno abbastanza lontani da noi, oltre che non ci possiamo neanche vedere. Sì, è stato Bruce Lee ad inventarlo, ho letto anch'io questa storia, Marco La Macchia dice so cos'è Sifu. Lo usava Muhammad Ali, ma l'ha inventato Bruce Lee. Dicono che lo usava lui, lo usava Bruce Lee, l'ha inventato Bruce Lee, usava Muhammad Ali. Non penso che sia stato inventato, è un colpo che ti può uscire. È un colpo che ti può uscire. Aspetta che c'ho il gatto che deve andare di là. Mamma mia, da lì infatti disse che era intoccabile. Perfetto. Sì, sì, infatti secondo me si fu... Sono i campioni poi alla fine... Che, cioè nella scuola, infatti Bruce Lee rappresentava quello che era il campione del suo lignaggio. Uh-huh. E non è essere tutti Bruce Lee, quindi c'è la gente invece che pensa ah, adesso io faccio queste tre tecniche divento uno Bruce Lee. No, devi avere il DNA. Cioè anche tuo padre, magari, io penso che anche il padre di Bruce Lee se la cavasse, certo. Insomma. Certo. E poi comunque ti devi allenare. E poi ti devi allenare. Nel Tai Chi le chiamiamo le tre forze. Allora, la prima è quella stupida, che ci lasci, cioè la forza brutta. Uno nasce forte. Poi c'è la forza dell'allenamento, quindi se nasci forte e non ti alleni, con quello che nasce forte e si allena, insomma, sei in svantaggio. E poi c'è la forza saggia, che è quella del combattimento, dell'evitare il di non arrivare neanche al combattimento, per esempio. Sono le tre forze, nel Tai Chi si chiamano così, certo. Per raggiungere la terza, okay, uno ci mette 50 anni secondo me. Ecco perché in Occidente noi vogliamo tutto e subito, in Cina invece in Occidente vogliono il diploma istruttore dopo 2 settimane, 2 weekend. Io per raggiungere il terzo livello ho 14 anni di allenamento tutti i giorni nel Tai Chi. Tutti i giorni, certo. Però. Se sei nello Shaolin tutti i giorni per 20 anni, allora forse ti chiamano Shifu. Forse per... Forse. Forse. Senti, quindi te Silanus la conosci allora? Cioè, Adesso... A me mi ha detto che c'è sta un autobus la mattina che parte e poi ce n'è uno che ritorna la sera. Non è che ci sono gli autobus che vanno e vengono. Ce n'è uno. Uno? Lo so. Sì, un ufficio postale piccolo. Non c'era neanche quello, c'era il carro. Ah, pensa un po'. Perché dice che il paesino più, diciamo, più industrializzato vicino è Magomer.
Ma com'è, certo. Ma com'è, infatti, trovavi anche qualche istruttore che è più, diciamo, un po' più moderno. Lì mi sembra che c'era uno che faceva Wing Chun oggi, o MMA adesso, non mi ricordo. Ma se ti dico il cognome potresti risalire, no, perché lì mi sa che è un cognome abbastanza diffuso. Allora, vabbè, Barranca. Morito, Omura, Barranca, non so, potrebbe essere lì, in Silanus. Qualcuno può. Ma ho detto che Barranca è un nome abbastanza diffuso. Barranca, certo, sì, Barranca, certo. Sì. Certo, conosciamo. Perché comunque Pensa un po'. io da ragazzo ho fatto anche un po' il pastore, cioè non proprio il pastore, aspetta. Lì ci stanno ancora quelli che fanno i formaggi in casa. Qua c'è quel retaggio comunque. Figo, figo. Va bene, vedo che ci sono ancora un bel po' di persone collegate, però siamo già un'ora e mezza di diretta e per il momento, visto che sono stato pure alla radio per parecchio, No, mi ha fatto adesso. piacere perché volevo farla, anche perché, guarda, vedi, poi c'è qualcosa di. Sì, guarda, quando vuoi, la porta aperta, tranquillamente. Grazie, è No, stato grazie veramente a un piacere. te anche delle informazioni storiche che ci hai dato, insomma. Poi a me interessa diciamo, la storia cinese, le leggende, i draghi. Sì. Qualcuno si è anche chiesto se non, in qualche mia reincarnazione. Fossi di lì. Bene, bene. Allora ragazzi, vi auguro una buonanotte a tutti quanti e tutti quelli che stanno ancora in linea, quelli che vedranno la diretta in differita. Il tuo vero nome? Andrea. Andrea, ti ringrazio di cuore della partecipazione e spero di riaverti di nuovo in video chat. Magari ci fai vedere qualche passo di Dai Chi. Magari il pugno cannone. Pugni a carnone, che poi il Tai Chi c'è, cioè, a un certo punto che tu fai questo movimento, poi ritorni e fai questo qui, che se lo fai lento è una cosa, ma marzialmente tu puoi afferrare il braccio e riportarlo Sarebbe indietro. allora quello dello Yang che Manel Esatto. Chen boom. Nel Esatto. centro l'avvitamento boom, e scarichi a terra nel pavimento. Il gran maestro di adesso, quando fa quello, fa vibrare tutta la casa. No, Perché perché boom. su alcuni dei libri di JGD ci sta cioè il filtro delle arti nel JGD, quindi troviamo anche delle cose prese dal Tai Chi, Sì, anche attivissimo, infatti, quello che ha un tipo di fatto. palmata che viene data al petto, che fa questo, pa! Che ricorda molto il Tai Chi, so? Sai quando vai con la mano. Quindi è una botta all'improvviso. Poi il discorso del C, ok, alcuni pensano che quando parlo io in certi forum mi dicono Mongo Jongo, cioè questa parola qua adesso nei forum, perché tutto è MMA. Ok, cioè uno deve imparare le arti marziali solo per salire nel ring. Certo. Quindi quello che è spirituale, filosofico, i lignaggi. La cultura che c'è, il fascino, Buonasera Marco. e poi i meridiani,
sono Tommy Cousin cinese. Okay. E tu li vuoi portare tutti a Mongolgongo, questa parola, cioè una cosa che fanno le scimmie cinesi. C'è razzismo comunque, c'è il whitewashing anche. Purtroppo. Marco La Macchia dice che questo pugno viene chiamato anche pugno fantasma, quello di Muhammad Ali, l'acupuncio, viene chiamato pure pugno fantasma. Ok, c'è una parola fantasma, ok, anche nel Tai Chi. Shadow boxing, ok, c'è anche nella box. Nel Tai Chi è chiamata la tecnica dell'ombra, quella dello stile Yang, perché tu segui, ok, l'ombra dell'avversario. Da questo che l'imperatore cinese ha avuto un'illuminazione perché era in meditazione e ha visto nel maestro Yan Lushan lo Yin e Yang quando combatteva e quindi ha detto: no, aspetta, che nome ha questa tecnica? E lui ha fatto: la tecnica dell'ombra o la tecnica del pugno cannone. Lui ha detto: no, d'ora in poi si deve chiamare la box dello Yin e Yang, editto dell'imperatore. C'è una cosa lunga, storia cinese. Quindi i ragazzi, ovviamente, il problema dei maestri è che non trovano persone che si prendono carico. Tocca riorganizzarci, dai, per un'altra diretta. È un discorso lungo, eh. Ok, di nuovo, ciao a tutti, buonanotte. Presto.